Santo Padre, cari fratelli, 65 anni fa un fratello ordinato con me ha deciso di scrivere sulla immaginetta di ricordo della prima messa soltanto, eccetto i nomi e le date, una parola in greco, Eucharistomen, Eucharistomen. Convinto che con questa parola nelle sue tante dimensioni e c'è detto tutto quanto si può dire in questo momento. Eucharistomen, dice Nex, grazie, umano, grazie a tutti. Grazie oggi soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per le parole di questo momento per tutto. E speriamo che lei potrà andare avanti con noi tutti e con questa via della misericordia divina, mostrando la strada di Gesù al Gesù, a Dio. Grazie Canal Müller per il suo lavoro che fa e che per presentazione di testimoni sul sacerdozio, nei quali cerco di aiutare anche con fratelli di entrare sempre di nuovo nel mistero che il Signore si dà nelle nostre mani. E Eucharistomen, in quel momento l'amico Berger voleva accennare non solo alle dimensioni del ringraziamento umano, ma naturalmente alla parola più profonda che si nasconde, che appare nella liturgia, nella scrittura, nelle parole «Gratias agens, benedixit, fregit, deditque». Eucharistomen ci manda a quella realtà di ringraziamento, a quella nuova dimensione che Cristo ha dato. Lui ha trasformato in grazie, così in benedizione, la croce, la sofferenza, tutto il male del mondo è così fondamentalmente trasanziato la vita, il mondo, e ci ha dato e dà ogni giorno il pane della vera vita che supera il mondo grazie alla forza del suo amore. Alla fine vogliamo inserirci in questo grazie del Signore e così ricevere realmente la novità della vita e aiutare alla trasustanziazione del mondo, che sia un mondo non di morte ma di vita, un mondo nel quale amore ha vinto la morte. Grazie a tutti voi, Signore, ci benedica a tutti.